prima la botola, poi seguì il pozzo e infine il rosone, tutti i ritrovamenti che conferivano alla zona il mistero che affascinava Oliviero. Convinto di trovare cose nuove, voleva scavare più vicino all'abbazia. Ma come arrivarci? Da operatore artistico chiese un incontro con l'abate Folengo. Al bibliotecario portava in visione una pietra scolpita, alcune pergamene e frammenti ceramici blu trovati nei pressi dell'abbazia. Folengo, alla vista dei materiali, ebbe come un lieve sussulto e dopo attenta osservazione chiese permesso. Ritornato, pose sul tavolo due pergamene e frammenti ceramici, dicendo: «Ecco le pergamene, sono della stessa mano, ma difficile sapere provenienza e datazione, perché sono dipinti con una tecnica attualmente sconosciuta. Invece gli stessi frammenti si trovano curiosamente anche nei nostri terreni». Per Oliviero la sorpresa era enorme. Condividere proprio con il bibliotecario, peraltro uomo curioso, oggetti di incerta provenienza. Con buona ragione, poteva ora chiedere di esplorare proprio nei terreni abbaziali. Ottenuto il permesso, dopo i sopralluoghi, una grande macchia marrone nel terreno vicino all'acqua attirava la sua attenzione. Dallo scavo, poco profondo, emergeva un blocco ferroso. Ripulito, risultava essere un forziere e una volta aperto mostrava il suo straordinario contenuto. Dalla cassa uscivano disegni, libretti, documenti manoscritti, pergamene miniate. Grande lo stupore, ma ancora maggiore la febbrile curiosità di fronte a tanto materiale che solo Folengo forse poteva decifrare. Una cosa apparve subito chiara: le loro misteriose pergamene e quelle del forziere erano della stessa provenienza. Poi si scoprì che appartenevano ad un personaggio chiamato Ribaldo, la figurina di sinistra della pergamena di Oliviero, che insieme con Andino, la figurina di destra, furono i costruttori di un grande tempio dedicato alle gesta di Orlando, narrate nella canzone di Orlando. Disegni e documenti testimoniavano della maestosa architettura voluta da ricchi feudatari. Doveva essere il centro propulsore per nuovi valori cavallereschi, ma forse anche un'alleanza dalle nascoste mire politiche. La grande opera aveva una struttura di legno rivestita di ceramica. Fu realizzata in pochissimo tempo e con grande applauso popolare, ma nel suo massimo splendore fu distrutta. In una lettera di Andino a Ribaldo si legge la terribile minaccia: «Il Papa e l'Imperatore, prima favorevole al Tempio, avvertiti del disegno nascosto, deliberavano per la rapida distruzione. Per loro il Tempio era diventato un veicolo di pericolosa sedizione politica». Dal forziere, che conteneva l'archivio segreto di Ribaldo, Folengo ricostruiva come in una radiografia tutta la grande impresa. Sullo sfondo, come motore propositivo, la volontà di potenza dei feudatari, le cui ambizioni si incrociavano con un artefice visionario, cultore di due mondi, quello del poema eroico e il mito storico delle sette meraviglie, alimentato da un libretto che lo spinse in un lungo viaggio nelle terre d'Oriente, avventura assai impegnativa ma poco fruttuosa, poiché solo la grande piramide di Giza a quel tempo ancora esisteva. Ma torniamo al Tempio. Dai disegni si capiva che le figurazioni bianche su fondo blu erano i progetti per le sculture in ceramica. Ogni lassa del poema aveva una propria immagine. Ben 220 bassorilievi furono realizzati a decoro delle pareti. Folengo si era convinto che sulle rovine del Tempio distrutto fosse stata costruita la nuova abbazia, proprio per cancellare ogni memoria di un'impresa che volle sfidare i massimi poteri. Sempre Folengo suggeriva poi a Oliviero di utilizzare i preziosi ritrovamenti per ricreare tutta la decorazione di quella meraviglia distrutta.
Oliviero, preso dal fascino di un tale progetto, si mise al lavoro già sognando una sua versione figurativa. Con varie tecniche evocava possibili soluzioni per poi scegliere quella definitiva. È stato un lunghissimo lavoro che un bel giorno Folenga e Oliviero insieme decisero essere terminato. Il tutto era pronto per una speciale edizione moderna del poema, ma che qui di seguito, in anteprima, ora state già vedendo le immagini. Thank you.
Io disse il re, quanto penosa è la mia vita. Comincia a piangere e la barba bianca tira. La gesta scritta qui da Turoldo a fine.